amici, buongiorno a tutti, sono le 6 di sabato 5 novembre. Allora, inizio questo video che mi sono ricordato che Giorgio Raspo, mio fan accanito, piccolino, vuole fare gli auguri di compleanno al suo amico Nicola che compie 12 anni. È 2-3 giorni che me lo ricorda e io sono sempre con la testa nelle nuvole. Oggi faccio gli auguri a Nicola che compie 12 anni. È il regalo di compleanno, Nicola, del tuo amico Giorgio Raspo. Penso che siate colleghi a scuola, amici, non so. Poi mi sto portando all'Alpe Traversiera di Acceglio per la demonticazione della mandria della famiglia Morisi. Penso che sia, lo chiederò a lui. Morisi l'avete conosciuto l'altro giorno in un mio video, sarà l'ultimo malgaro penso della Valmaina, comunque su a 2000 metri, e in questi giorni penso che abbia nevicato anche, e scendiamo giù a valle. Adesso c'è un po' di riscaldamento perché è freddino, ci sono appena 3 gradi. Ecco, volevo andare sulla giornata di ieri, bellissima la Fiera di Verona, è sempre bellissima, un sacco di gente, quello che avrete potuto notare nei video. E causa le limitazioni per il copyright devo togliere a volte della bellissima musica, non so come, che sistema usino per beccare sta musica, perché c'è un frastuono, un casino della Madonna, e quando carichi il video di YouTube ti esce restrizioni per il copyright. Comunque sorvoliamo anche quello. Ieri sera, uscendo dalla fiera, il posto navigatore, ho detto così arrivo a casa presto, per il mattino, incidente fra Sirmione e Desenzano, 15-20 km di coda, tutto bloccato, e non so, poi non mi sono documentato su cosa fosse successo, ho fatto strade alternative. Morale della favola, per arrivare a Brescia erano le 9 di sera, 9 e mezza, e sono arrivato a mettere le ossa nel letto che era 1:30 questa notte. Sveglia alle 5 e un quarto e adesso mi sto dirigendo su Acceglio. Vedo le cime innevate. Non ho sentito Morisi, se per caso si era già spostato o meno, ma mi sa che andremo a pestare la neve con pioggia. Temperatura da 3 gradi ancora scesa, vi faccio vedere, 2 gradi, non guardate l'ora perché questa qua viaggia con il fuso orario, non so di che stato, vediamo un po', sono le 7:20. Ecco, riguardo a un messaggio, un commento di ieri in un video YouTube, ieri mattina ho trovato il mio amico Cucciolo di Dronero col camion in autostrada, c'è un commento, non sono neanche stato a rispondere, non ho dato un'occhiata veloce, mi diceva se era corretto usare il telefono per filmare, corretto o no? Ormai sono 40 anni che uso quell'affare rotondo che si chiama volante, che è montato su 4, a volte 8 ruote. Se si usa la testa posso dire che il telefono in mano è l'ultimo dei problemi. Me la sento tranquillamente di dire che penso di guidare le macchine o il fuoristrada o il camion quasi o se non meglio di come vado a scalare i 3000 con pioggia.
purtroppo avrà ragione questo tizio che può essere pericoloso. C'è gente, anzi il 90% di chi sta sulla strada alla guida è tutto il giorno col telefono in mano. Adesso si usano i vocali, allora mandi il vocale e poi lo sposti all'orecchio e ascolti la risposta. Poi se c'hai l'amorosa che ti fa incazzare, vai a tamponare quello che hai davanti. Comunque, io per quanto riguarda quello mi so gestire a modo mio. Allora ho montato il telefono, sto filmando, è montato sul braccio, vedete, lo faccio ruotare da una parte all'altra senza problemi e senza distrarmi dalla guida. Sono le 6.35, guardate le cime innevate, sono quasi in acciglio. Ci sarà qualcuno che non gli piace questo tipo di video, nel senso che mi avevano detto che non gli interessava vedere il viaggio e parlare altro, ma a chi non interessa passa oltre, fa scorrere il cursore e non sente quello che io dico. Ecco, adesso che mi ricordo, domani domenica alle 11.50 la Mela Verde, sarà la puntata in Val Seriana dei miei amici di Bergamo, che mi hanno detto: mi raccomando Dejo, guarda le nostre montagne e poi verrai a trovarci. Io non ho tempo a guardare la TV, anzi domani sarò al Mia Cacuneo per la rassegna dei bovini di razza piemontese. Chi a casa guardi la Mela Verde 11.50 canale 5, che vi farà vedere qualcosa di bello della Val Seriana. Villar di Acceglio, borgo molto antico e caratteristico. Che prendiamo a salire verso il Lausetto. Ieri, combinazione, parlando con amici, Gio' Ladronero, il mio amico mi fa: ah, c'è Tizia che ha di nuovo il Covid, questa è vaccinata, avrà già fatto 4 volte il Covid. Ragazzi, io ho 58 anni, avrò già fatto 100 influenze. Chi parla ancora di Covid, secondo me, deve trovarsi un bravo psicologo, ma di quelli che sono stati sospesi dal servizio perché non si sono vaccinati, ma deve essere veramente bravo, perché se vi fate ancora prendere per il culo da sta merda di Covid, avete proprio il cervello con pochi neuroni e non riuscite a ragionare con la propria testa. Ah, dopo vi farò vedere come sono vestito io, che vado lì in mezzo alla neve. Poi magari domani ho 2 linee di febbre, ma non vado a regalare i soldi ai farmacisti che ti cacciano nel naso il cotton fioc da 1 centesimo e poi risulta che sei positivo al Covid. Puoi avere un po' di influenza, ma il Covid è tutta una montatura mondiale. Va che bello, non vedo le vacche di Molise, saranno leggermente più in basso. No, non le vedo. Siamo a 0 gradi, qua se il volante si sposta vi faccio vedere, 0 gradi, mi segnala ghiaccio sulla strada, effettivamente c'era il ghiaccio, le pozzanghere tutte ghiacciate. Un po' di vacche coricate,
terreno è brinato, come potete vedere. Staranno aspettando che le portiamo giù. Penso che siano queste, però come vedete lì c'è una conca, loro si sono coricate nella conca. Questa è una bella barà. Dai che andiamo giù in pianura, ragazzi. Eccole qua che mi stanno aspettando. Ecco, quando arrivo in questo punto non può che ritornarmi in mente la mia prima ascensione sul Monte Chersogno nel 2010. Avevo parcheggiato in questo prato ed ero partito su con la mia cavalla Nikita per raggiungere la vetta del Chersogno. Guardate che scenario, guardate che spettacolo della natura. Dai, sposte, va! Dai! Guardate che spettacolo! C'è il toro che mi punta, il braccio che sostiene il telefono regge molto bene. Ah, poi vi faccio vedere anche il cartello qua. No ai lupi sui pascoli, sarà il motto del 2023. Eccomi arrivato alla Malga di Murissi. Allora, ti sei alzato? Guarda, sì, Rodon. Adesso abbiamo già preso il caffè, vi faccio vedere qua. Ciao Murissi. Ciao, tutto a posto. Qua c'è anche la moglie. Ciao, ancora nel letto, ti ho svegliato. Bella, bravo. Ma è nuovo il tetto, l'hai fatto solo quest'anno? No, c'è già 4-5 anni che l'ho fatto. Ah, boh, bella. Adesso faccio vedere tutte le altre e poi diciamo quelle che hai da vendere. Ti faccio vedere, vieni che ti faccio vedere anche questa parte. Ma che spettacolo! Acceglio laggiù sullo sfondo. La brina, come ben brinato. Poi vi faccio vedere il mio abbigliamento. Guarda qua. Avanti, il basto là del mulo. Grange Sarri superiore, 1897. A qua è dove vengono i nipoti? Ben aggiustata, bella. Bravo te. Con l'armadio là ancora di quelli vecchi. Una volta, vedi? Questo si vede che è vecchio. Vecchio di una volta. Aveva fatto mio fratello che è morto. Poi ti faccio vedere un'altra cosa che voglio che gli fai la foto, un ricordo. Vieni, ti andiamo fino a io e te. Guardate, io e Murissi da buon montagnin, con i patini e il tippet, tutti con i ciabatte nella neve. Murissi è un duro molle. Qua c'è il sentiero che porta a Ussolo, nel comune di Prazzo. Però poi a farlo una volta quest'estate. Guardate laggiù Acceglio. Siamo proprio sopra Acceglio. Villar. Guardate che panorama, le cime innevate, il sole sta sorgendo. E questo, io adesso mi avvicino, spiega un po', l'hai fatto fare in ricordo? In ricordo di mio papà, mia mamma e mio fratello che mi hanno sempre aiutato per comprare queste montagne. Con la Madonnina. Con la Madonnina. A ricordo di Girardi Giovanni, Rosano Valentina e Chiaffredo. Nel 2010 l'hai fatto? Quell'anno che ho parcheggiato il camion lì nel tuo prato e sono andato sul Chersogno. Ma hai lasciato il camion lì che mi hai pestato tutta l'erba. Ma mi hanno detto, Murissi voleva tagliarti le ruote, poi non l'ha fatto. Guarda che... Bravo, complimenti. Vedi, questo è un ricordo dei miei che mi hanno aiutato tanto. Io
qua, sai, eravamo la famiglia più povera del comune di Acceglio. Ah, beh. Bravo te. Adesso iniziamo a fare un po' di spostamenti, andiamo a recuperare le mandrie avanti e indietro, macchina, camion, e poi mettiamo il rodume. Ancora a vedere l'abbigliamento, le ciabatte l'ho fatte vedere, adesso magari mi metto su qualcosa di più pesante. Il caffè l'abbiamo preso, il pilone l'abbiamo visto, e andiamo a recuperare la mandria. Questo è il mio vaccino anti-Covid. Poi magari domani c'ho un po' il naso che cola, però si spurga di tutti i batteri e le polveri che ho ingoiato ieri a Verona. Guardate qua che bel cartello. Voglio ringraziare gli amici ancora della Wolf che ieri in fiera cavalli a Verona hanno fatto degustare dell'ottimo speck e salame del Trentino. Perché cosa? Perché una volta c'era la neve, sono saltato giù dalla Jeep perché non riuscivo più a tenere la Jeep. Lì un santo mi ha aiutato, la Jeep si è fermata e non l'ho demolita. Nel 2012. Allora ho fatto fare la campana, l'ho messa, l'ho data alla Madonna delle Grazie all'appalto. E poi l'ho presa io, i soldi li ho lasciati in beneficenza alla Madonna delle Grazie. Bravo te! Me le passi così le carichiamo. Ma arrivo nel gruppo io. So, facciamo la fotografia per la copertina del video. A ricordo dalla montagna Serri. Qua abbiamo Dotta Armando. Dotta Armando che mi diceva Murissi che è 22 anni che viene in alpeggio qua. Ciao. Ciao, cala da quella macchina, va. Ciao. Sì, stamattina l'abbiamo già detto di tutti i colori. Firmati Michele. Ciao Michele! Sa, aspetta che il caffè? Michele! Sai già non un euro con Eng? No, Pancù! Ah, sarà... Mi cui patì! 6 anni o 7 che viene qua! Bravo Michele! No, pensiero non lo vado a portare. Allora che è uscito il sole, fa fondere la brina! Arrivati i rinforzi. Prima volta che salgo alla guida di un Defender, ma mi trovo molto impacciato. Pedali, freno, frizione, acceleratore a 3 cm l'uno dall'altro, quasi quasi mi sembro un neopatentato che non sa dove la frizione. Gaute dalle male. Ale. Guarda che se andiamo in pioggia, ma che sole. A non vedere niente. Provo il pettine che mi ha omaggiato la ditta Daniele Avvona, mi è stato consegnato da nonna Assunta, guardate che carino,
pioggia di piazza. Saluto non assunta, che non vuole mai farsi riprendere. Guardate, allora, toc, apriamo la finestra sulla neve. Poi si è trovato la pietra. Ai, ma molla! Ecco che le vacche che erano sotto in basso stanno arrivando. Ho fatto prima Murissi a toccarle su che io a sellare pioggia. Le altre si stanno avvicinando tutte qua al jazz. Guardate che stanno galoppando, venendo giù di gran galoppo. Abbiamo cinta di gran corsa, cinta, perché se no scappo tutte. Passiamo poi a Ferri Sottano, ma chiamate da mio zio Villa Alpina. Sì? Sì. Silvia. Lì una penna di aquila, sicuro che è di aquila, come ricordo da Maurizio. Va bene, allora metto la slamula anche. Grazie. La piuma di aquila su pioggia, guardate qua il ghiaccio. Freddolino, adesso c'è il sole, si sta meglio, ma comunque andati a meno 5 sicuramente. Qua è tutto ghiaccio. Ehi, pioggia, su. Ehi, andiamo a recuperare le due mancanti. Ci siamo incasinati qua, no, vai, vai. Ehi. Qua è gelato, servirebbero altro che i ramponi. Ho individuato la vacca dispersa, vedete laggiù quel puntino, adesso vedo di andarla a recuperare, almeno una la vedo. Sono qua sul terreno ghiacciato, pioggia scalza, quindi scivola abbastanza. Ehi, ale, Luma, ogni tanto facciamo qualche derapage, ma nessun problema. Che cornice imbiancata. La stronza, eccola qua. Adesso ci sarà da ridere. Adesso ci sarà da ridere, la vedo già come si muove. La Madonna. Dai, manda giù, dai.
Buon seggio, ho preso la strada. Questo più che brilla è Nevischio, primo della stagione 2022-23. Dai, pioggia, canno a pielvacche. Allì, qualche scivolone l'abbiamo già fatto, ma adesso stiamo scendendo sulla strada. Pian, pian, mica questo è un salto di 2 metri arrivare sulla strada. Andiamo a cercare qualcosa di più dolce. Ok, piano, madonna, si fuma un vol, che derrapate, piano. Vale, gran galoppo, Duma, vale. Buon segno, adesso la giù nell'ombra, non so se la vedete, sta galoppando, è più veloce di me pioggia. Sta perdendo colpi, le altre stanno arrivando, quelle che Maurizio ha toccato su. Ah. Guardate Tiziana che ritmo che sta tenendo, io c'ho il fiatone addosso della mula, adesso la fa tutta di corsa. Abbiamo avvistato anche la seconda, adesso cerco di avvicinarmi e raggirarla dall'alto. Guardatela là, la stronza mi ha visto, adesso vado a toccarla giù. Eccola là, qua siamo a 2000, a 2000, adesso apro l'altro telefono, l'altra applicazione, è ghiacciato, devo fare attenzione a muovermi, guardate, 2146, la vacca lì sarà a 2002, Ais l'ha vista, adesso provo a mandarlo a vedere se la gira giù. Qua si scivola da matti, le pendenze non sono indifferenti. Stronza, continua ad andare su. Ais, sì! Sto avvicinando sempre di più, il terreno è sempre più gelato. Dai, Ais, è là dietro la pietra, continua ad andare su, sta stronza. Devo proprio arrivargli da sopra. Che stronza, continua a salire al posto di scendere. Devo raggirarla più distante. Oh, salendo sempre di più, qua la neve si fa più consistente. Siamo a 2232 e la vacca è riuscita a passare su quel crestino lì, sta andando verso quel palettone. Eccola là, man mano che mi avvicino lei va sempre più veloce, non riesco a raggirarla perché qua c'è il vallone che dà verso un solo ed è molto ripido, spero che anche lei non giri di qua. Sta andando su verso il Cibolè. Vedete i picchetti, sono proprio al confine, laggiù è dove il pascolo, la malga di Davis Perotto. Qua c'è uno strapiombo non indifferente, la porca di una vacca riesce a staccarmi sempre di 150-200 metri, come mi avvicino prende via il galoppo. Mi sa che si va a piantare nella neve. Guardate qua il vuoto, quello che piace a pioggia, viaggiare sugli strapiombi. No. Hai pioggia, dai! Capiù, dai! Dai! Qua siamo abbastanza in piano,
non hai fatto raggiungere. Dai, c'è pioggia. Allì, vai, vai, dai. Vai. Vai. Quando c'era a scherzare, abbiamo fatto una scivolata. Pioggia andata con la pancia quasi a terra e ghiaccio vivo. Non dobbiamo scherzare. Ice sta seguendo le tracce di sta porca di una vacca. Non mi aspettavo un'avventura così. Siamo a 2500 metri, quelle vette lì sono tutte 3000, adesso è obbligato a scendere, mi scende giù la Madonna delle Grazie sicuramente, non può andare avanti, spero di riuscire a scendere anch'io con pioggia. Ho smontato perché guardate che pendenze, neve e ghiaccio, la vacca mi ha di nuovo staccato di 500 metri, adesso vedo se riesco a farvela vedere. L'ho persa, no, è laggiù, l'ho vista anch'io, è giù nella pietraia, dovrebbe essere quella zona lì, col telefono non riesco a vederla, a occhio la vedo. Non so se vi rendete conto di dove mi sono piantato, ho tolto, passato tutta quella parte lì super ghiacciata, cioè da farci male. Pioggia, andiamo giù, faccio ancora vedere la vacca, adesso gli sono arrivato da sopra, guardatela lì, almeno dov'è? Qua c'è Ice, lì c'è la vacca che mi viene incontro. Eccola lì. E adesso vedo di toccarla giù. Ma guardate che pendenze. Guardate. Questa stronza mi punta, vuole tenta di salire. Adesso non posso mandargli Ice perché questa si cappotta giù. Che avventura! Non ha paura di Ice, niente, assolutamente. Cerca di scornarlo. Dai, Ice, appla! Sì! Sì! Niente, non si scompone. Ice è riuscita a girarla giù. Guardatela là, nelle rocce. Non la vedo, sì, guardatela come viaggia, però ho preso la strada della discesa, da lì non può salire. Adesso piano piano la raggiungo, cioè è meglio che si capotti la vacca, non ci sarà la gemella, ma ce ne sono altre, non vorrei capottare pioggia. Guardatela giù dove parte il sole. Eccolo là come galoppa in discesa, galoppa in discesa. Adesso sto qua, lo controllo la vista, qua i telefoni non prendono, non possono avvisare, non posso avvisare tutti gli amici che hanno raggruppato la mandria. Adesso laggiù che mi controlla, scendo piano piano. Guardate che pendenze. Voglio solo farvi vedere, sto seguendo le tracce perché l'ho di nuovo persa di vista. Guardate che scivolata che ha fatto qua, ghiaccio vivo. Qua ci sono tutte le tracce. Non la sto vedendo, è finita giù sotto quei massi lì, verso quel jazz. Stiamo sempre seguendo le tracce. Ice più avanti sta fiutando, vedete lì dove è passata,
sarà dietro quel palettone lì innevato. Cerca, vai, cerca! Dove l'è? Cerca! Ehi! Niente, ho perso le tracce. Adesso sono qua sul coccuccio, su questo pietrone. Cerco di trovarlo, ma senz'altro è in qualche avvallamento, non riesco a individuarla. Mi muoverò con Ice davanti, faccio seguire le tracce. L'unica è seguire le tracce. A vista non la vedo. Niente, della vacca ha perso le tracce. Non, qua nell'erba così non ha più fatto marchi sul terreno. Guardate qua quante sembrano sedie questi ciuffi d'erba con la terra sotto. Quasi mezzogiorno e della vacca non c'è ombra. Niente, della vacca non c'è ombra, né da un versante né dall'altra. Secondo me, se coricata da qualche parte dietro una roccia, è impossibile da trovarla. C'è il vento abbastanza fresco, la mucca è andata su nel vallone, io l'avevo persa di vista. Adesso sono arrivati con Cinzia e Tiziana con tre altre mucche adesso mi stanno precedendo da metterla in gruppo e riportarla indietro. Adesso vado a vedere dove sono. Volevo salutare Riccardo, Laura e Alessio, Riccardo Coppa, che quest'estate su queste praterie aveva fatto il conducente muli con pioggia carica di picchetti e sale. Siamo sui pascoli qua di Mauro Ceaglio, il collega di Murissi, sono colleghi qua di alpeggio, amici. Ai ice, doppie ste vacche. Guardate l'acqua qua come scorre bene, non c'è più ghiaccio. Qua siamo in pieno sud. Dopo guardo l'altimetro. Troviamo sui 2 e 3 più o meno, 2300 metri, secondo me. Però lo guardo. Oh, qua siamo di nuovo a 2.6, 2.7, abbiamo ritrovato le tracce grazie a Ice, abbiamo, perché noi siamo un team eccezionale, io le avevo perse nell'acqua, nel fango, Ice le ha ritrovate, eccole qua, bravissimo Ice, andiamo a vedere se troviamo sta vacca. Qua sono in 20 cm di neve. No, 10, non esageriamo come fanno i cacciatori o i pescatori alla trota più lunga e più pesante. Questa qua è una stronza. Avessi l'arco e le frecce, gli faccio il bingo. Ci prende per il culo. Siamo quasi sotto alla base del Maniglia. Qua dietro c'è il Carsogno, quel lato lì. Anzi, può darsi che sia quello lì, perché non mi sto rendendo conto, sono fuori sentiero in pieno, boh, vediamo, no, non c'è la croce, non è il Carsogno. Andiamo a vedere dove è andata sta stronza. Sarà bella che è luna. Non posso non documentare questi scenari, qua altro che sull'Explorer, io pioggia e ice, guardate qua, in certi posti ci sono cumuli di neve, anche di mezzo metro. Sono contento che con questa neve non perdo
le tracce sono molto evidenti, più quelle di Ice. Qua è già passato in precedenza, penso, anche Cinzia, perché ho trovato delle tracce di umano, quindi per me sarà tempo perso. Se non l'ha vista Cinzia, o che è imboscata da qualche parte, che non c'era più neve. Sono in maniglia. Non avrei mai più detto di arrivare qua il 5 ottobre. Ice. Guardate Ice quanto sprofonda nella neve. Ciao Ice. Ciao, sali, sali. Dai. Ciao, ciao. Vedi che pioggia lo scalcia? Dai, vai, su, cerca il traccio, dai. Cerca, cerca, dai. No, vai. Cerca. Andate qua. E pioggia, cammina, fa avanti. Ah, mangia fiocca, ha la fame. Dai. Ale. Dai. Allora, siamo andati giù. C'era veramente tanta. Sono quasi arrivato alla base della Marchisa, sta vacca non c'è traccia, anzi c'è la traccia ma non c'è la vacca, non so dove si sia imboscata, questa traccia mi pare che l'abbia seguita anche Cinzia. Poi non siamo riusciti a parlarci, non ho capito dove è andata fino o altro. Qua c'è solo più la traccia della vacca. Boh, continuo ad andare avanti. Oh, io ho intrapreso la strada del ritorno. Qua ci sono tracce ovunque. Quando sono giù vedrò Cinzia cosa mi dice. E queste sono le avventure di Dejo. Devo fare un video per la transumanza. Sono 5 ore che girovago per le montagne. Bello, bellissimo. Però non c'ho una merda da mangiare. Ho un goccio d'acqua. Ho già mangiato neve. Prima ero su nella neve, niente, la vacca è stata recuperata dalle tre che sono state portate su. Io, come avete visto, sono andato fin sotto la Marchisa. Adesso vado in là pian pianino per la strada, perché c'è quella lì che era in fuga e pazza furiosa. Se mi avvicino non la ferma più nessuno. Armando col lazzo. Ho sbagliato il colpo. Dai Armando! Camion che dovevano caricare se ne sono andati via, che l'appuntamento era a mezzogiorno, adesso saranno le 16,
giustamente. Guardate il mio ciccio qua come bravo. C'è Cinzia di guardia al recinto. Parte, ho caricato pioggia e vado davanti col camion, così velocizzo un po' la cosa, cerco di riposare almeno un paio d'ore perché stanotte ho dormito veramente poco. Sono partito davanti, adesso aspetto qua per strada. Guardate qua, anche in Valle Maira, no, lupi sui pascoli e i carciofini fioriti il 5 di novembre. Eccole qua che arrivano, gran galoppo, devo muovermi perché se no si fermano a mangiare. Guardate che colori autunnali, paesaggi fotonici, peccato che sono in ombra, cerco di avvicinare il più possibile. Vedete lì sul coccuzzolo è la chiesetta di San Maurizio. Aspettando la mandria, vedete la malga di Morissi sta andando in ombra. Ancora lì sul coccuzzolo in vista. Qualche ora fa ero lassù in quei nevai, quelle vette. Me le sono passate tutte, dico che è stata dura. L'importante è che pioggia sia sul camion che stia bene, con ice, perché si scivolava da paura.
Comoresse, che dà spazio alla Mandria. L'Ardacelio, che stamattina non ho potuto farvelo vedere che era buio. Se volesse vi saluto. No, tu stai qua con noi adesso. Adesso viene il bello. Eh? Adesso viene il bello della giornata. No, io adesso vado a riposare un po', perché sono bello e cut. Io sto male. Saluta sia me, dai. C'è colonna. Allora. No, no, tutto a posto. Ci sono tutte. Ciao Moresi, stavi bene. No, la mia via! No, 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 un'altra volta! Sta prima, quando è montuma! Guarda, spel video, mi lo mandi a Cinzia! Ciao!